Benvenuti a Medisalute TV. La tosse non è una malattia, ma è un sintomo molto frequente in età pediatrica di infezioni alle vie respiratorie. Secca o grassa è comunque una noia per bambini e genitori. Credo che a fronte di una tosse sia acuta che persistente o addirittura cronica sia molto importante indagare la storia clinica del bambino e quindi ascoltare i genitori, ma nel contempo porre domande mirate. In queste domande certamente va valutata l'età, se il bambino ha meno di un mese, se il bambino ha tra un mese e un anno, oppure se è tra un anno e 6 anni, o addirittura se è più grande di 6 anni. Perché nei bambini più piccoli, se effettivamente la tosse è ricorrente o acuta, insomma, ma anche con un certo impegno clinico, possiamo pensare non solo a situazioni banali, ma anche a situazioni più importanti che si associano a difficoltà respiratoria, come la bronchiolite o in alcuni casi addirittura quadri di tipo malformativo. Tra un anno in generale e 6 anni la situazione più comune sono le infezioni respiratorie ricorrenti, spesso virali, ma che in alcuni casi possono dare quadri persistenti come la bronchite batterica protratta, che nel suo quadro ultimo sfocia nelle bronchiettasie. Sopra i 6 anni, un punto molto importante è rappresentato anche dall'asma, piuttosto che dalla sindrome rinobronchiale, cioè le secrezioni nasali che si fermano per un'ipertrofia adenoidea a livello appunto dell'adenoidi e durante la notte scendono nelle basse vie aeree. Allora, questi elementi vanno contestualizzati indagando soprattutto anche le abitudini familiari. Il fumo, per dire, il fumo passivo fa malissimo, perché anche se la gente fuma fuori, di fatto il fumo di terza mano resta negli abiti, resta nelle mani, nei capelli e di conseguenza può essere un elemento estremamente negativo soprattutto per bambini che hanno una predisposizione a tossire con frequenza. Poi certamente importante è l'analisi del tipo di tosse, tosse secca o tosse produttiva. La tosse secca è quella che è determinata dalla stimolazione dei recettori a livello faringeo, che si verifica in genere nelle prime fasi della tosse, all'esordio, ed è estremamente disturbante perché spesso è notturna, il bambino si sveglia, si agita, siccome la tosse, oltre che dai recettori periferici, è determinata anche da un meccanismo centrale, con questo meccanismo centrale il bambino continua a tossire sempre di più e quindi si crea un circolo vizioso che poi crea una situazione di estrema ansia sui genitori. La tosse grassa si verifica in una fase secondaria, è determinata dal coinvolgimento dei recettori delle basse vie aeree e quello che si determina è una raccolta di muco a livello bronchiale che va favorita in termini di eliminazione, non di sedazione. Per cui queste caratteristiche sono elementi importanti che devono portarci all'ascolto del genitore e a guidarlo in quello che è l'approccio terapeutico più efficace sulla base degli studi disponibili, evitando farmaci che poi potrebbero addirittura avere effetti collaterali. Certamente oggi nelle linee guida viene appunto sottolineata l'attenzione sull'eliminazione dei fattori di rischio, ma viene anche sottolineato come sia importante riservare a casi assolutamente selezionati trattamenti come l'uso di antibiotici, piuttosto che identificare l'asma prima di utilizzare largo consumo trattamenti con cortisonici inalatori, per dire. Invece può essere molto utile, soprattutto laddove ci siano degli episodi acuti, nella fase della tosse secca, considerare l'utilizzo del miele e dell'Altea officinalis. Il miele sappiamo tutti che cos'è, naturalmente non è che va dato in quantità poco definite, ma con prodotti a base di miele disponibili in farmacia, in modo che la concentrazione sia standardizzata, e con dati che derivino da studi di efficacia. Ci sono ormai moltissime pubblicazioni a favore dell'effetto antiossidante e antinfettivo del miele, che dimostrano anche come il gusto dolce determini un meccanismo psicogeno per cui il bambino a livello centrale, quando lo assume, tende a ridurre quello che è l'impulso che peggiora proprio quel circolo vizioso di cui vi parlavo prima nella tosse secca. Per quel che riguarda invece l'Altea officinalis, che è la radice dei marshmallow, ci sono sostanzialmente delle sostanze che creano una sorta di tappeto a livello delle vie respiratorie che ostacola l'adesione batterica e quindi attraverso questo meccanismo si favorisce la riduzione del rischio infettivo. Per cui è tutto abbastanza interessante perché l'EMA, cioè l'autorità europea di così, registrazione dei farmaci, ha approvato l'Altea officinalis a novembre come rimedio per la tosse secca. E nella tosse produttiva, i prodotti a base di edera, invece, il rampicante che ben conosciamo, hanno dimostrato utilità. Per cui vedete come il distinguere le diverse fasi, tosse secca o tosse produttiva, permette in un certo senso di intervenire in modo diverso.
Medici oculisti, ottici e studenti con il supporto dei Lions insieme per un progetto per la vista. Vediamo. L'iniziativa si articola nella comunione di intenti da parte degli oculisti che effettueranno, associazioni degli oculisti per il loro tramite, effettueranno delle visite gratuite per i ragazzini appartenenti alle classi meno abbienti, quindi socialmente indigenti, che riceveranno delle visite per la prevenzione. A seguire verranno fatte le prescrizioni mediche e le lenti e gli occhiali sono forniti gratuitamente dall'associazione degli ottici che verranno consegnati alle scuole pubbliche. Le scuole pubbliche, gli istituti professionali di ottica, i quali si occuperanno della preparazione, della manifattura di questi occhiali e verranno quindi distribuiti gratuitamente. Attualmente abbiamo il beneplacito da parte per quanto riguarda la città di Palermo, il Policlinico Universitario di Palermo, l'ospedale civico Villa Sofia e per quanto riguarda la città di Marsala, l'unità operativa di oculistica della città di Marsala. Alcuni oculisti privati hanno dato la loro disponibilità a questa iniziativa. Su Palermo, tra gli oculisti privati, il dottore di Napoli con il suo centro, attraverso il professore Avitabile, cattedratico dell'Università di Catania, Policlinico dell'Università di Catania, ha dato la disponibilità della sua struttura per le visite di Catania e provincia. Per quanto riguarda le altre città, si stanno attivando i Club Lions per individuare le figure degli oculisti che potranno effettuare queste visite. Questa è una giornata per noi bellissima, in quanto realizziamo insieme ad altre associazioni un service che è il service per la vista. Abbiamo sempre pensato agli ultimi e questo è un modo, perché chi non vede non può andare a lavorare. Da 100 anni l'ANSU si è occupato della vista e del bene fondamentale della vista, e consentono finalmente di poter estendere, di poter dare una mano a una fetta di popolazione sicuramente sofferente sotto questo aspetto, che può naturalmente migliorare la propria qualità di vita. Nei giorni scorsi a Palermo si è parlato di tecnologie a favore della salute per le disabilità uditive e di nuovi metodi di comunicazione a tutela giuridico-sanitaria del malato e del medico. Vediamo. I pazienti che hanno delle disabilità uditive hanno delle situazioni molto variegate. Ci sono pazienti che hanno delle situazioni che si possono risolvere in maniera adeguata con delle terapie tipo chirurgico, per esempio. Sappiamo bene come il campo della chirurgia ricostruttiva dell'orecchio e anche il campo degli impianti coclei consentono di dare dei risultati veramente notevoli al giorno d'oggi. È evidente che non tutte le sordità possono essere trattate in questa maniera. Quindi, la presenza di un dispositivo che possa, un sistema che possa essere un ausilio valido, importante, innovativo in questo campo, penso che sia molto importante. Il dispositivo funziona semplicemente attraverso un tablet in dotazione presso un qualsiasi ufficio di sportello al cittadino, chiamiamolo così, qualsiasi luogo che necessiti di un interpretariato per persone sorde che si possono recare, ospedali, farmacie, studi medici. Un tablet mette in comunicazione attraverso un software elaborato che abbiamo progettato come Istituto Meschini e in funzione sul tablet viene messo la persona sorda in collegamento con il nostro videocentro dove operano interpreti LIS altamente formate 24 ore al giorno. E adesso parliamo di pet therapy. Che cos'è e a chi può servire? Le attività di pet therapy sono degli interventi che utilizzano i benefici derivanti dalla relazione uomo-animale per migliorare la qualità della vita delle persone. Ci sono vari ambiti di intervento, dall'ambito psicologico all'ambito fisioterapico, all'ambito scolastico, educativo. Parte dall'assunto che la relazione uomo-animale, se opportunamente utilizzato dall'operatore che è in carico alla persona, può essere un acceleratore nel raggiungimento degli obiettivi che già si avevano su quella persona. Si può lavorare in ambito clinico, in ambito fisioterapico, in ambito educativo, a scuola per esempio, in ambito anche di animazione, pensiamo con gli anziani, con gli istituti geriatrici. La pet therapy chiaramente ha tanti punti deboli. Il primo tra tutti è che appunto basandosi sulla relazione uomo-animale, questa relazione è una relazione spontanea. Quindi va detto anche per correttezza che può nascere come può non nascere. Nel momento in cui nasce, i tempi sono assolutamente variabili, non esiste una ricetta predefinita.
La nostra struttura in questo momento sta sviluppando questo progetto che si chiama appunto Progetto AIDA, è un progetto che si rivolge a persone con disabilità intellettiva o relazionale e utilizza appunto gli interventi assistiti dall'animale per il raggiungimento di alcuni obiettivi specifici, fra cui potenziamento dell'autostima e incremento delle autonomie personali. Utilizziamo un cane che si chiama Eva, è un golden di 9 anni. Le attività servono anche a favorire dei momenti di inclusione tra persone con e senza disabilità. Uno dei contesti classici in cui spesso vengono usati gli interventi assistiti dall'animale è appunto in tutte quelle attività che comportano il prendersi cura dell'animale. Tutto questo anche, in questo caso, nel nostro contesto, utilizzato per incrementare anche l'autonomia personale. Per la pet therapy vengono utilizzati animali domestici selezionati per attitudini, capacità e piacere nel relazionarsi con le persone. Gli animali impiegati nella pet therapy non sono addestrati a fare questo, non si può addestrare qualcuno alla relazione. La relazione uomo-animale anche nella vita domestica è importante. È evidente, questo va detto, non va confusa con la pet therapy, in quanto sono proprio due situazioni differenti. Spesso i programmi, gli interventi di pet therapy si rivolgono già a dei contesti molto, per definizione, delicati. Di conseguenza non sempre nel momento in cui un cane viene inserito nella vita domestica o in una situazione particolarmente impegnativa riesce ad apportare dei benefici. Spesso si ottiene il contrario. La relazione uomo-animale è importante in un setting abilitativo, riabilitativo come quella della pet therapy, può essere importante anche a casa, però le due cose sicuramente non vanno confuse. Sicuramente avere un animale in casa è una cosa meravigliosa, va detto con molta correttezza che è molto impegnativo. E come abbiamo visto, la vicinanza di un amico a quattro zampe ha immensi risvolti positivi, ma possedere un animale domestico implica un impegno nella gestione e nella cura. L'impegno sicuramente è notevole perché dobbiamo sempre ricordare che avere un cane o un gatto in casa non è una cosa che dura per un breve termine e per un breve tempo, ma dura decine di anni. Importantissimo soprattutto la scelta del tipo di animale. Se parliamo di cani, molto spesso uno degli errori che viene fatto con più frequenza è quello di seguire molto, molto spesso le mode e quindi magari mettere dentro, senza magari avere grosse esperienze, animali che invece hanno un carattere che richiede un polso o in ogni caso un'esperienza che è necessaria per crescerli in maniera adeguata. Ovviamente anche questo è in relazione allo stile di vita che ogni famiglia ha, agli spazi che si hanno a disposizione e al tempo da dedicare. Sappiamo perfettamente che chi ha poco tempo magari è più propenso ad avere un gatto che è un animale che sta meglio ore da solo, piuttosto che un cane che, se lasciato per tanto tempo da solo, ovviamente avverte molto questa mancanza. E quindi dico, la scelta ricade su un determinato animale in relazione alle esigenze. Un consiglio che do è, cosa che spesso non viene fatta, prima di prendere una decisione parlate con il veterinario. Esiste un protocollo che copre per malattie virali del cane, che sono il cimurro, la parvovirosi, quindi la gastroenterite emorragica, la leptospirosi, l'epatite infettiva. Ci sono queste malattie che sono quelle, diciamo, coperte dai classici protocolli vaccinali. Alcune di queste malattie sono soltanto esclusivamente malattie del cane e quindi rimangono intraspecie. La leptospirosi, per esempio, è una malattia che può essere trasmessa anche all'uomo, quindi si pone particolare attenzione nel fare un protocollo vaccinale e soprattutto nel non scordarsi di richiamare i vaccini annualmente, soprattutto per malattie come queste che rischiano anche di essere trasmesse all'uomo e quindi di compromettere la salute dell'uomo. I step principali sono prendendo un cucciolo. La prima cosa è fare un esame delle feci per eliminare il rischio di una parassitosi intestinale.
Se dovesse esserci una parassitosi, ovviamente si provvede con somministrazione di vermifugo, dopodiché si passa alle vaccinazioni. I protocolli vaccinali ormai consistono in 3 o 4 vaccinazioni, dipende dall'età a cui si comincia il protocollo stesso, il primo anno, e poi si fa un richiamo annuale, che appunto riprende il sistema immunitario in relazione proprio a queste malattie. Da 4-5 anni, se non sbaglio, esiste questo vaccino che sta dando una buona risposta, e quindi qui da noi è un vaccino importantissimo, perché è una malattia che colpisce purtroppo una percentuale di cani veramente, veramente elevata. Il vaccino può essere fatto non prima dei 6 mesi di età. Si effettua prima il test per controllare se il cane già non abbia la malattia in atto, e se il test è negativo si può procedere con la vaccinazione. Il primo anno si effettuano 3 somministrazioni a 3 settimane di distanza l'una dall'altra, e poi un richiamo annuale, sempre previo test sierologico. E per oggi è tutto. Cercate le news su medisalute.it e se volete potete rimanere in contatto con noi tramite le nostre pagine Facebook e Twitter, oppure scriverci a redazione@medisalute.it. Arrivederci.